Benvenuti anche oggi nel mio angolo creativo. Oggi realizzeremo insieme questa borsa dalla forma rotonda. Fodereremo l'interno per rendere la borsa rigida e resistente e useremo il cordino Swan Black colore verde militare. Andiamo al tutorial. Per il progetto di oggi andiamo ad usare il cordino Swan Black con codice 010. Il colore è militare, quindi un colore che anche in inverno si presta benissimo per il nostro outfit. Allora, uso l'uncinetto 3,5. Ovviamente potete usare anche l'uncinetto numero 4 perché questo cordino va benissimo sia per l'uncinetto 3,5 che l'uncinetto numero 4. Detto questo, andiamo ad iniziare la nostra lavorazione. Allora, iniziamo la lavorazione con un anello magico. Quindi, vedete, questo è il filo corto. Questo è il filo della nostra busta. Noi semplicemente facciamo una X in questa maniera qui. Qui ho, vedete, la X. Io da destra infilo in questa maniera qui e aggancio il mio filo così. Ed ecco che ho agganciato il filo all'interno del mio cerchio magico. Ok, adesso lavoro 1 e 2 catenelle. Queste due catenelle saranno la prima mezza maglia alta della mia lavorazione. Filo sull'uncinetto, entro, vedete, attraverso l'anello magico e lavoro un'altra maglia mezza alta. Filo sull'uncinetto, entro e lavoro un'altra maglia mezza alta. Lavoro in totale 12 maglie mezze alte. Lavorate, vedete, le nostre 12 mezze maglie alte, noi non dobbiamo fare altro che chiudere il nostro cerchio in questa maniera qui. Quindi tiriamo il nostro filo bene bene e chiudiamo l'anello in questa maniera qui. Adesso guardate, dobbiamo andare ad individuare le due catenelle, quindi questa è la prima e questa è la seconda. Quindi io entro nella seconda in questa maniera qui col filo sull'uncinetto. Perché? Perché non andiamo a chiudere il punto, ma andiamo a lavorare a spirale. Faccio così, così non si vedrà la cicatrice che è fastidiosissima per le lavorazioni. Quindi andiamo a lavorare sulla seconda catenella, la nostra prima mezza maglia alta. Adesso noi dobbiamo lavorare due mezze maglie alte in ogni punto. Quindi questa è la prima e vado a mettere un marcapunti. Mettiamo, vedete, il nostro marcapunti sul primo punto che abbiamo lavorato, così sappiamo che qui inizierà sempre la nuova riga. Filo sull'uncinetto, entriamo, guardate, nello stesso punto e lavoriamo un'altra mezza maglia alta, quindi due. E così in ogni punto, vedete, andiamo a fare i nostri aumenti lavorando due mezze maglie alte in ogni punto. Lavoriamo le nostre due mezze maglie alte fino ad arrivare al punto precedente al nostro marcapunti. Quando arriviamo, vedete, nel punto precedente al nostro marcapunti, contiamo i punti e sono 24. Quindi noi abbiamo aumentato i nostri precedenti 12 punti il doppio, quindi abbiamo 24 mezze maglie alte. Questo significa che da questo punto in poi andremo a lavorare l'altra sequenza. Quindi noi terminiamo qui con l'aumento e qui iniziamo il nuovo giro. Quindi tolgo il mio marcapunti e adesso andrò a lavorare una mezza maglia alta e nel punto subito dopo andrò a lavorare due maglie mezze alte. Quindi lavoro il primo punto con una mezza maglia alta, metto il mio marcapunti e nel prossimo vado a lavorare due maglie mezze alte nello stesso punto, quindi il nostro aumento. Adesso per tutto il giro lavoreremo una mezza maglia alta nel prossimo, due mezze maglie alte in quello dopo. Quindi andate a proseguire lavorando una mezza maglia alta, due mezze maglie alte, una mezza maglia alta, due mezze maglie alte fino ad arrivare al marcapunti. Arrivo, vedete, quasi alla fine e qui devo lavorare l'ultima sequenza, quindi uno nel prossimo e due l'aumento in quello dopo.
Quindi ho terminato, vedete, la riga con l'aumento. Quindi noi terminiamo sempre con l'aumento e andiamo ad iniziare dove c'è il marcapunti con la nuova numerazione degli aumenti. Adesso dobbiamo aumentare man mano. Quindi se qui abbiamo lavorato nella riga precedente una mezza maglia alta e poi in quello dopo due mezze maglie alte, adesso lavoreremo due mezze maglie alte nei prossimi due e nel terzo il nostro aumento. Quindi inizio lavorando la prima mezza maglia alta dove vado a mettere sempre il marcapunti, non lo dimenticate nella lavorazione in tondo, altrimenti poi dovete disfare il lavoro. Lavorerò nel prossimo un'altra mezza maglia alta e nel terzo lavoro l'aumento, quindi due mezze maglie alte. Di nuovo nei prossimi due lavoreremo una maglia mezza alta, quindi una maglia mezza alta in questo, una maglia mezza alta nel prossimo e nel terzo due maglie mezze alte, il nostro aumento. E andiamo a proseguire così fino alla fine. Anche qui vedete, arriviamo alla fine, abbiamo tre punti da lavorare, quindi se abbiamo lavorato correttamente avremo da lavorare l'ultima sequenza. Quindi nei prossimi due lavoriamo una mezza maglia alta, quindi una mezza maglia alta, una mezza maglia alta in quello dopo. L'aumento nel terzo, quindi due mezze maglie alte nel prossimo. E così terminiamo, vedete, l'altra sequenza di aumenti. Adesso iniziamo la nuova riga. Quindi adesso andremo sempre ad aumentare le maglie singole spostando l'aumento. Quindi adesso lavoreremo tre mezze maglie alte. Quindi lavoro la prima dove vado a mettere sempre il mio marcapunti e lavoro le prossime due, quindi la seconda mezza maglia alta e la terza, vedete, una maglia alta. E nel quarto vado a lavorare due mezze maglie alte. Quindi di nuovo lavoriamo 1, 2 e 3 con delle maglie mezze alte singole, quindi lavoro la prima mezza maglia alta singola, la seconda mezza maglia alta singola, la terza mezza maglia alta singola e nel quarto lavoro due mezze maglie alte. E andiamo a proseguire così per tutta la riga. Anche qui alla fine della riga, se abbiamo lavorato correttamente, avremo 1, 2, 3 e 4 maglie mezze alte da lavorare. Quindi inizio la mia sequenza lavorando 3 mezze maglie alte singole, quindi una mezza maglia alta nel prossimo, una mezza maglia alta nel prossimo, una mezza maglia alta nel prossimo e nell'ultimo punto 2 mezze maglie alte. 1 e 2. Adesso non dobbiamo fare altro, vedete, qui il nostro lavoro è bello steso, vedete, lavorato così. Ovviamente ogni lavorazione a seconda del materiale che andiamo ad usare. Quindi questa lavorazione è adatta allo Swan Black. Quindi anche se avete un altro cordino, però che sia ovviamente cordino, con uncinetto 3,5 più o meno sarà la stessa lavorazione. Però io vi consiglio di usare lo stesso cordino, così la lavorazione vi viene bene. Adesso noi dobbiamo aumentare le maglie singole. Andremo avanti in questa maniera qui. Adesso io andrò a lavorare 4 mezze maglie singole nel quinto l'aumento. Il giro dopo 5 mezze maglie alte singole e nel sesto un aumento. Poi 6 mezze maglie alte singole e nel settimo un aumento. Quindi andiamo a proseguire. Quindi andate a proseguire così aumentando sempre le maglie mezze alte singole. E in quello dopo andate a fare l'aumento. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, ragazzi, io ho proseguito fino ad arrivare a 11 maglie mezze alte singole e nel dodicesimo l'aumento. Quindi con questi giri io ho un totale di approssimativamente, anzi precisamente, guardate, 32 centimetri, quindi questo sarà il diametro della mia lavorazione.
Una volta ovviamente che abbiamo finito le nostre righe, noi dobbiamo andare a chiudere il lavoro. Allora, vedete, io qua, ovviamente, come vi ho detto, qui avevo il marcapunti e nel punto precedente finiamo sempre col nostro aumento. Quindi io che cosa faccio? Qui dove andava fatto l'aumento, lavoro una mezza maglia alta, quindi parliamo dell'ultimo punto, quindi una mezza maglia alta, entro nel prossimo una maglia bassa. Così vedete, entro nel prossimo una maglia bassissima, così, e tiro il filo. Quindi vado a chiudere, a scalare. Io uso questo termine, che probabilmente non è quello corretto, però è quello che ci fa capire meglio la lavorazione. Quindi vedete, noi andiamo proprio a scalare i punti, in modo che poi andiamo a chiudere, vedete, con un ago. Quindi metto il mio ago e vado a chiudere nel prossimo. Quindi io sono qui, vedete, guardate, entro nel prossimo, così, filo sull'uncinetto, entro al centro del prossimo e vado a nascondere il filo internamente in questa maniera qui. E quindi abbiamo chiuso, vedete, il punto in questa maniera. Adesso andiamo a realizzare quella che sarà la nostra striscia intorno alla lavorazione. Ovviamente è chiaro che dobbiamo realizzare due pannelli praticamente identici, quindi lavoriamo due pannelli alla stessa maniera. Fatto questo, dobbiamo andare a decidere i centimetri dell'apertura. Allora, io ho calcolato più o meno, vi dico, un'apertura di circa 30 centimetri. Nel mio caso sono 40 mezze maglie alte, quindi vedete, contate 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 e 40. Quindi sul quarantesimo mettete il marcapunti e sul primo mettete il marcapunti. E facciamo la stessissima cosa, vedete, anche di qua, quindi 40 e 40. Quindi significa che adesso io dovrò andare a contare le restanti maglie. Quindi contiamo le restanti maglie che saranno le righe per la nostra striscia. Allora, i punti, quindi la parte più stretta, vedete, saranno 40 maglie mezze alte. Invece il restante, quindi dove andremo a posizionare la nostra fascia, la nostra striscia, il nostro laterale, saranno 90 mezze maglie alte. Ok, poi ovviamente se la fate più piccola saranno ridotte. Quindi una volta che voi andate a decidere l'apertura della borsa, dopo vi regolate in base alle righe e saranno praticamente le stesse righe che adesso andiamo a lavorare per il nostro laterale. Mettiamo su 9 catenelle. Io semplicemente entro in ogni punto e lavoro una maglia bassa in ogni punto, in questa maniera qui. Quindi una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivati, vedete, alla fine della riga, io giro il mio lavoro in questa maniera. Non realizzo la catenella perché sapete che io non la realizzo quasi mai per favorire le principianti, così non hanno particolari difficoltà. Quindi mi trovo in questa maniera qui, entro, vedete, nel punto subito vicino all'uncinetto e lavoro la prima maglia bassa. Quindi sarà una lavorazione tutta a maglia bassa. Entriamo nel prossimo e lavoriamo la maglia bassa. Entriamo nel prossimo e lavoriamo la maglia bassa. Quindi proseguiamo fino alla fine a maglia bassa. Una volta vedete che io ho lavorato l'ultimo punto, di nuovo giro il mio lavoro ed entro nel punto subito. Vedete il primo foro proprio dall'uncinetto, io entro così e lavoro la mia prima maglia bassa della riga. E vado a proseguire in ogni punto a maglia bassa, quindi maglie basse in ogni punto. Adesso vado a realizzare le righe. Per un tot ovviamente di righe, quindi andate anche a voi a realizzare. Abbiamo detto che io ho 90 maglie mezze alte, quindi ho 90 punti e realizzerò 90 righe. Una volta vedete che io ho raggiunto le mie 90 righe, adesso devo andare a fare un giro tutto intorno. Quindi io mi trovo così, vedete, sono qui e
entro nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassa. Di nuovo, guardate, allarghiamo un po', i punti per vedere bene dove dobbiamo entrare. Entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa. Quindi noi in ogni riga, vedete, in ogni riga che abbiamo realizzato, dobbiamo realizzare una maglia bassa. Quindi il prossimo, vedete qui, entro qui e lavoro una maglia bassa. Allargo un pochino e mi rendo conto che questo è il prossimo punto. Quindi in ogni punto, vedete, allargate il lavoro per rendervi conto e non saltare nessun punto. Allarghiamo un po', vedete i punti, vi faccio vedere bene ed entriamo all'interno. Adesso noi dobbiamo andare a realizzare un giro tutto intorno. Quindi io ho iniziato qui, vedete, e terminerò qui. Anche se saranno più di 90, quindi noi abbiamo messo 90 righe, che sono le stesse righe della larghezza. Queste due righe in più non faranno nessuna differenza perché il lavoro fatto a maglia bassa è leggermente più stretto, quindi lo stenderemo un pochino con le mani, però quelle due righe in più non incideranno. Adesso andiamo a proseguire, vedete, tutta la riga e anche qui, quando arriveremo, andremo a lavorare delle maglie basse. Quindi andiamo a lavorare tutto il lato e poi giriamo insieme il nostro angolo. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto dell'angolo dove dobbiamo girare, entriamo all'interno qui, lavoriamo una maglia bassa in questa maniera qui e non realizziamo nessun aumento, ok? Quindi entro, vedete, nel prossimo, lavoro un'altra maglia bassa, entro nel prossimo, lavoro un'altra maglia bassa e così fino a girare completamente, vedete, il mio lavoro. Quindi stendo tra le mani in questa maniera qui la lavorazione e poi vado a proseguire in ogni punto. Quindi arrivo nell'angolo dove devo, vedete, rigirare di nuovo. Quindi giro così e ritorno, vedete, sul laterale. Allarghiamo sempre i punti per non saltarne nessuno, vi raccomando. Ecco, questa è un'altra riga ed entriamo nel prossimo. Quindi adesso noi andiamo a proseguire ancora, vedete, per tutto questo laterale fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti. Quando arrivo, vedete, alla fine dove ho il marcapunti, ho realizzato il penultimo punto e adesso sfilo un po' di filo abbondante, quindi tagliamo il nostro filo in abbondanza con un ago, andiamo a chiudere il nostro punto. Togliamo, vedete, il marcapunti da dietro, passiamo sul davanti del lavoro e andiamo a chiudere il nostro punto in questa maniera qui. Noi siamo così, vedete, entriamo al centro di questo punto. E lasciamo questo filo che sarà utile per andare a cucire. Stendiamo ovviamente il lavoro un po' con le mani. In più tirate un pochino la vostra striscia se vedete che è leggermente più, vi sembra più corta, diciamo, di quella che vi occorre per il perimetro della borsa. Passiamo adesso a quella che è la cucitura della nostra borsa. Allora, noi abbiamo, vedete, i marcapunti nella cucitura, nello spazio più piccolo. Ovviamente questo sarà lo spazio dove andiamo a cucire il nostro laterale. Allora io qui vedete ho lasciato il filo, non faccio altro che dove ho il marcapunti, così entro ed entro, guardate, nell'asola in questa maniera qui esterna, interna e vado a fissare in questa maniera qui. Adesso tolgo il mio marcapunti e guardate, io sono qui, entro nella solina al centro, vedete, quindi quella interna e vado in quella di fronte, sempre interna. Ovviamente per cucire le parti ci sono tanti sistemi, voi ovviamente potete usare anche quello che vi piace di più. Di nuovo, vedete, io mi trovo qui a fianco, entro in quella interna e di fronte prendo sempre la solina interna.
e proseguo in questa maniera qui fino ad arrivare dove abbiamo l'altro marcapunti. Quindi andate a proseguire in questa maniera senza realizzare né aumenti, niente, dobbiamo solo cucire in ogni punto. Visto che i punti sono gli stessi della lunghezza, non avremo nessuna difficoltà. Quindi andiamo a proseguire, vedete, per tutto il perimetro fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti. Arrivo, vedete, negli ultimi punti e andiamo a completare sempre alla stessa maniera, vedete, in ogni punto fino ad arrivare ovviamente al marcapunti. Arriviamo, vedete, dove abbiamo il nostro marcapunti e semplicemente lo togliamo. E abbiamo completato, vedete, la lavorazione. Io adesso entro anche qui e rientro di nuovo nello stesso punto per sigillare bene, vedete, la lavorazione. Adesso ovviamente andiamo a nascondere all'interno del nostro lavoro il cordino. Io entro, vedete, di nuovo così e faccio qualche punto in più per stringere questo punto. E per andare, vedete, all'interno del lavoro, ovviamente poi a nascondere il mio filo. Quindi andate all'interno e nascondete e poi vado a saldare come faccio sempre con il mio accendino. Quindi entro così, taglio e saldo con l'accendino. Fatto questo, andiamo adesso a cucire l'altro lato. Quindi vedete, una volta che abbiamo cucito il laterale, si presenterà così la nostra borsa. Questa sarà l'apertura e questo sarà il laterale. Adesso ovviamente dobbiamo andare a realizzare la stessa cucitura, vedete, anche di questa parte qua. Quindi dove abbiamo, vedete, i marcapunti, nella parte più stretta, adesso andiamo e iniziamo a cucire anche qua. Quindi iniziamo, vedete, anche qui io ho il punto, quello finale. Qui ho il marcapunti, entro, ovviamente lascio qui un po' di codina che poi andrò a nascondere. E dentro, guardate, anche qui, sempre nell'asola centrale. Quindi così e di fronte e vado a chiudere. E di nuovo, nei lati, vedete, e di fronte, sempre l'asola, vedete, centrale. Quindi l'asola interna. Quindi mi trovo qui, entro di fianco, vado al centro, vedete, prendo l'asola interna e questa interna. E proseguiamo in questa maniera qui, fino ad arrivare dove abbiamo, vedete, l'altro marcapunti. Quando arriviamo anche qui, vedete, nell'ultimo punto, che abbiamo terminato, tiriamo la nostra lavorazione così, ed entriamo come abbiamo fatto di là per fermare il punto all'interno, vedete, delle lavorazioni. Entriamo dentro il lavoro e anche qui andiamo a nascondere il nostro filo all'interno. Ok, di qua dove abbiamo, vedete, la codina, l'andiamo ovviamente a chiudere e sempre a nascondere. Siamo qui, vedete, entriamo in questo qui e di fronte. E andiamo a chiudere la lavorazione come abbiamo fatto all'interno. Andiamo a nascondere i nostri fili all'interno e a saldarli con l'accendino. Adesso vedete, la nostra borsa è completata. Ovviamente così non ha una bella forma, quindi io vado ad inserire, vedete, all'interno la fodera che ho cucito. Per la fodera già vi ho detto che trovate nel box informazioni il link per il tutorial. Andiamo, vedete, ad infilarla, mettiamo la mano dentro in modo da inserire la nostra fodera bene bene e andiamo ovviamente ad aggiustarla nelle mani perché questa ci darà la possibilità, perdonatemi, ci darà la possibilità
distendere bene il lavoro e quindi vedete la borsa prenderà la sua forma. Adesso dobbiamo andare a inserire i gancetti, perché per questa borsa ho deciso di andare a chiudere con delle calamite, perché mi piaceva che si vedesse ovviamente l'interno, però vado a mettere una tracolla e quindi vado a mettere un gancio affinché la mia tracolla regga. Allora io vado ad usare, vedete, questi che faranno ovviamente da mezzo anello per agganciare la mia tracolla. Quindi io conto, guardate i fori che ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi 1, 2, 3, e qui al centro, guardate bene, vado ad infilare le alette. Ovviamente adesso io ho la foto della manella, toglietela, insomma, se andate meglio. Adesso io ce l'ho perché vi sto facendo vedere. Metto la piastrina che fa parte qui. Ovviamente poi dopo ci aiutiamo con una pinza, io adesso stringo così per farvi vedere, ed ecco che abbiamo fissato, vedete, il nostro gancio. Facciamo la stessissima cosa anche da quest'altro lato. Una volta, vedete, che abbiamo cucito la nostra fodera, ecco che la nostra borsa prende una bella forma rigida. Noi andiamo a stendere sempre il filato, ecco qua. Adesso io voglio andare a realizzare la cerniera. Per la cerniera vado a fare due strisce, vedete, sia da un lato che dall'altro, in modo che poi vado a cucire al centro la cerniera e avrò questa chiusura comoda, ovviamente. Io, lo sapete, vi ho fatto anche la versione esagonale dove non ho realizzato la cerniera, quindi avete la possibilità di fare entrambe le forme e decidere come chiudere la vostra borsa. Iniziamo. Ovviamente noi dobbiamo mettere su delle righe che equivalgono ai punti che abbiamo qui sul nostro laterale. Io qui ho 40 punti, quindi vado a mettere 41 catenelle, quindi con lo stesso uncinetto e lo stesso filato andiamo a mettere su 41 catenelle. Una volta che abbiamo messo su, vedete, le nostre 41 catenelle, entriamo nel punto subito dopo, però non entriamo in questa maniera qui, ma entriamo così, prendiamo l'anellino dietro e andiamo a lavorare delle maglie basse singole in ogni punto. Quindi prendiamo l'anellino dietro, vedete, così, qui abbiamo la nostra catenella, giriamo, vedete, in questa maniera ed entriamo nel punto dietro. Così la lavorazione anche da questo lato sarà ben definita. Quindi andiamo a lavorare delle maglie basse fino ad arrivare all'ultima catenella, quindi per tutta la riga. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto, io giro il lavoro senza catenella, voi ovviamente girate come preferite. Entro, vedete, nel punto subito vicino all'uncinetto, entro, carico il filo e lavoro ancora delle maglie basse singole in ogni punto. E lavoro le maglie basse in ogni punto, sempre fino alla fine della riga. Adesso lavoriamo in totale 3 righe, quindi quando arriviamo alla fine del lavoro giriamo e lavoriamo un'altra riga di maglie basse. Una volta, vedete, che abbiamo lavorato le nostre 3 righe, tagliamo un po' di filo abbondante e chiaramente tiriamo il filo. Adesso, vedete, andate a stendere un pochino con le mani, specialmente insomma se lavorate stretto, perché altrimenti quando appoggiate la vostra striscia sul
sulla metà, insomma, della borsa, vedete che come se fosse un po' più piccola. È normale perché la lavorazione ovviamente appena fatta è un po' più stretta, quindi io la vado a stendere, vedete, un po' nelle mani. Voi andate prima a controllare perché magari, insomma, potete andare bene, però se notate questa cosa, visto che i punti sono gli stessi, dovete trovarvi per forza, ok? Quindi contate anche i vostri punti per sicurezza. Adesso andiamo a fissare ovviamente la cerniera prima alle strisce e poi alla borsa. Allora, io ho già cucito, vedete, la mia cerniera alle due strisce in questa maniera qui. Allora, non vi ho fatto vedere come le vado a cucire perché ho già fatto un tutorial su come fissare la cerniera alle strisce, quindi insomma, è per non farlo di nuovo. Nel box informazioni vi metto il link, ma come potete vedere è semplice. Una volta che abbiamo fatto le due strisce andiamo a cucire. Ovviamente noi volendo possiamo anche mettere la stessa fodera alla cerniera. Io insomma per una questione di tempo non l'ho fatto, però decidete voi. Ok, quindi avremo la cerniera, vedete, in questa maniera qui, che si apre e si chiude, quindi in maniera semplice. Vi metto nel box informazioni anche un tutorial se vogliamo farla di feltro, quindi magari di tessuto, ok? Adesso vedete, io ho lasciato le codine sia di qua che di qua e vado a iniziare a cucire. Vado a cucire come praticamente ho cucito, ho assemblato la borsa. Quindi qui ho, vedete, il filo in questa maniera qui, entro nel punto. Quindi accostiamo bene, vedete, la borsa. Questo è il punto, vedete, del laterale. Entro in questo qua e vado ad entrare in quella interna. Vedete, così. Quindi cuciamo alla stessa maniera. Così. Adesso guardate bene. Nel punto subito dopo entro sempre al centro in quella interna e frontale sempre in quella interna. Così. Di nuovo a fianco. Vedete, al centro. E al centro, quindi le due asoline interne alla lavorazione. E andiamo a cucire, vedete, in questa maniera qui, fino ad arrivare ovviamente alla fine della nostra metà della borsa, perché chiaramente noi adesso andiamo a cucire fino ad arrivare da quest'altra parte. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto, quindi come ho fatto finora. Vado sempre frontalmente e chiudo. Adesso guardate, io qui ho il filo, entro qui, vedete, sul primo punto del laterale, in questa maniera qui, e fuoriesco sul primo punto laterale. Quindi vedete, mi sono agganciata a quello che è il primo punto laterale. Adesso guardate, io qui ho i punti ancora non definiti, ma frontalmente sì. Quindi entro in quelli che sono i punti, vedete, questi qua, laterali. E quindi frontali, quindi più o meno, anche se non siamo precisissime, però dobbiamo andare a cucire in modo da fissare bene questa parte. Ok, anche se con la telecamera è un po' più difficile, però cerco di farvi vedere bene. Quindi io sono qui, vedete, entro in quest'altro punto e faccio così e vado a cucire. Adesso guardate, qui ho la cerniera, quindi entro in questo punto. Vedete, entro in questo. Entro in quello a fianco e poi entro in questo, vedete, della cerniera. Quindi eccolo qua. Quindi cerchiamo sempre di individuarlo bene e poi entriamo frontalmente così. Vedete? Sembra difficile solo perché sono posizionata male, quindi con la telecamera. Adesso sono qui, guardate bene. Entro ai lati, quindi così, e poi frontalmente nel punto frontale, quindi ecco qua. Ecco. Adesso devo andare, vedete, nell'ultimo punto che è quello della cerniera e mi vado ad agganciare di nuovo sul laterale. Ecco qua. E adesso giro e devo andare a cucire ovviamente anche quest'altro laterale. Quindi andiamo a vedere bene il primo punto, eccolo qua. Quindi ci entro prendendo le due asole e poi inizio di nuovo a cucire alla stessa maniera. Quindi vedete, entro in quella centrale e centrale, quindi in quella interna e chiudo di nuovo qui, quella interna e così. E anche qui, interna. E interna e così fino ad arrivare alla fine.
Quando arriviamo, vedete, di nuovo da quest'altro lato, chiaramente anche qui dobbiamo andare frontalmente e andiamo a cucire alla stessa maniera. Quindi anche qui vado prima da un lato e poi di fronte, proprio alla stessissima maniera come abbiamo fatto dall'altro lato, vedete? Quindi così, poi andiamo di fianco, ah, perdonatemi, così poi andiamo di fianco e poi andiamo di fronte. Quindi prendiamo il punto ovviamente di fronte alla nostra lavorazione e andiamo a cucire, vedete, tiriamo. La stessa cosa qui, subito dopo abbiamo, vedete, un altro punto che dobbiamo individuare e poi andiamo di fronte in questa maniera. Poi di lato, ovviamente andiamo, qui abbiamo ancora un punto di fronte e in questa maniera. Adesso andiamo, vedete, di fronte, ma qui ovviamente dobbiamo andare nel punto e poi di nuovo di fronte, in questa maniera. Di nuovo adesso ci troviamo qui, andiamo nei lati della lavorazione e poi di fronte. E andiamo chiaramente, vedete, a completare, quindi a chiudere completamente la lavorazione. Quindi anche qui entro, vedete, nell'ultimo punto, che è questo qua, e poi vado di fronte, così. Quindi ho chiuso, vedete, completamente la lavorazione, entro un po' nei punti interni, così, e vado a nascondermi il filo un po' all'interno, quindi nascondiamolo bene bene all'interno, in modo che poi lo saldiamo, lo sapete, io lo saldo sempre con l'accendino, in modo che non scappi. Quindi tagliamo saldiamo con l'accendino, facendo attenzione ovviamente che non si brucino le altre parti. Ed ecco, vedete che io ho chiuso con la cerniera la mia borsa. Ovviamente adesso io vado a decidere se voglio inserire una tracolla o di cordino o di ecopelle. Avevo pensato di inserire una tracolla di ecopelle perché è più comoda. Quindi vedete all'apertura vedremo la lavorazione interna in questa maniera qui e la nostra borsa resterà anche rigida, vedete? Quindi la base si mantiene rigida e quindi la lavorazione è veramente ben sostenuta. Io nell'anteprima vi farò vedere ovviamente che cosa ho messo nei lati, che tipo di tracolla. Comunque sia, a prescindere da quella che scelgo io, se volete una tracolla di cordino, nel box informazioni ovviamente vi metto il link per realizzare la tracolla con il cordino. Detto questo, io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Per farmi vedere le vostre creazioni, vi esorto sempre a iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube. Io vi saluto al prossimo tutorial.